Ho ammazzato Paola e ho murato il cadavere di Sibora, ma non l'ho uccisa io, sono pentito, mi sono avvicinato a Dio. È una testimonianza scioccante quella di Marco Gaio Romeo, un falegname originario di Nettuno, Roma, attualmente accusato di 2 omicidi perpetrati nei pressi di Malaga, Spagna. Secondo quanto ha rivelato in una recente lettera inviata alle autorità giudiziarie spagnole, il 17 maggio 2023 avrebbe assassinato l'ex compagna Paola, madre di 3 figli. Inoltre, 9 anni prima, avrebbe occultato il cadavere di Sibora Gagani, sua fidanzata dell'epoca. Sibora, una barista italo-albanese, scomparve nel 2014 e il suo corpo fu ritrovato nel giugno del 2023, poco dopo l'omicidio di Paola. Romeo sostiene di aver trovato il corpo di Sibora già senza vita in casa e di averne murato il cadavere. Tuttavia sorgono diverse domande. Perché non ha immediatamente contattato le autorità? E soprattutto, perché si è reso colpevole di un reato così grave come l'occultamento di un cadavere? È stato preso dal panico? Cerchiamo di comprendere la situazione passo dopo passo. Attualmente Romeo afferma di essersi avvicinato a Dio durante la sua detenzione, sostenendo che questa svolta mistica lo abbia spinto a collaborare con la giustizia. Ha dichiarato: «Ho imparato dai miei errori grazie al cammino spirituale intrapreso». Per quanto concerne l'omicidio di Paola, Romeo ha raccontato di una lite scaturita dopo un suo breve incontro con una cameriera. In seguito a questo episodio, avevano deciso di interrompere la loro relazione. Ma i due si sono reincontrati e sotto l'influenza delle droghe, la donna avrebbe cercato di aggredirlo con un coltello. A questo punto, secondo la sua versione, lui l'avrebbe afferrata per il collo, gettata a terra e uccisa. Questo almeno è quanto sostiene Romeo, affermando di non ricordare altri dettagli di quei tragici momenti. Per quanto riguarda la vicenda di Sibora, la sua versione appare più confusa e lacunosa. Il cadavere, ricordiamo, è stato ritrovato nel giugno 2023 dietro a una parete, all'interno della casa in cui la coppia aveva vissuto fino al 2014. I resti erano avvolti in sacchi di plastica e nascosti in una cassa di legno riempita di calce. In merito a questo caso, Romeo ha ripetuto: «Ho fatto una cosa disgustosa, ma non l'ho ammazzata io». Nella lettera inviata ai giudici, l'uomo ha sottolineato di essere stato lui a fornire alla polizia spagnola l'informazione chiave che ha portato alla scoperta del corpo. Inoltre, ha criticato gli stessi agenti per averlo immediatamente designato come l'assassino di Sibora, nonostante i sospetti dei familiari della ragazza. La madre, Elisabetta, aveva sempre avuto un brutto presentimento su quell'uomo, che purtroppo è stato confermato dagli eventi tragici. Sibora era una ragazza bella e spensierata, amata da molte persone a Nettuno. La sua vita ha subito una svolta negativa quando ha incontrato Romeo, più grande di lei di 10 anni. Nel 2011 si sono trasferiti insieme a Torremolinos, sul mare. Sibora era molto legata a sua madre e le raccontava spesso della sua vita in Spagna, concentrandosi soprattutto sulla convivenza con Romeo. Inizialmente le cose sembravano andare bene, ma la situazione si è rapidamente deteriorata con litigi sempre più frequenti. In una delle ultime telefonate, Sibora aveva confessato di avere paura. «Se lo lascio mi tocca sparire». Ed è così che è scomparsa, solo per essere ritrovata senza vita 9 anni dopo, nascosta dietro la parete di un muro. Una vicenda davvero drammatica.